Salve a tutti, oggi farò una spiegazione dell'applicazione ON, questa che vedete qui, Download App, dell'applicazione infatti di Candy, Hoover e Haier, quella che danno in dotazione per collegare la lavatrice al Wi-Fi. Per cui quello che spiegherò sarà ovviamente l'applicazione, una spiegazione generale, la configurazione, l'accoppiamento. Come accoppiare ovviamente l'applicazione alla Una lavatrice. volta scaricata l'applicazione dall'App Store di iPad, vi ricordo che l'applicazione è disponibile sia su Android che su iOS e su Huawei Store. È compatibile con smartphone e tablet Android e iPhone e iPad di Apple. Questa è l'applicazione. Quindi vi dirà o di accedere all'applicazione oppure di registrarvi. Se non avete un account, cliccate registrate, quindi le notifiche le consentite, e ci mettete email, nome, cognome, numero di cellulare, il paese, una password e poi per confermare la password. Il trattamento del consenso dei dati personali. Visto che io ho un account, quindi faccio accedi. Eccovi qui la grafica iniziale, quindi la schermata home dell'applicazione. Qui cosa vediamo? La lavatrice che al momento l'ho accoppiata, per cui quindi qui abbiamo notifiche, qui mi dice che ovviamente è spenta la lavatrice, e poi qui possiamo aggiungere altri elettrodomestici, come ad esempio lavatrice, lavasciuga, asciugatrice, lavastoviglie, frigo, cappa, eccetera, eccetera. Come ad esempio noi possiamo anche aggiungere degli accessori. Aggiungendo un accessorio possiamo ovviamente mettere degli accessori che magari sono via Bluetooth. Qui noi possiamo dare un feedback, dare un suggerimento oppure segnalare un problema. Qui noi abbiamo la funzionalità non disturbare, poi abbiamo la configurazione degli smart speaker. Che sono ovviamente noi possiamo controllare la nostra lavatrice utilizzando la voce, quindi Alexa oppure Google. Questa è la schermata principale della lavatrice, quindi abbiamo qui vi dirà un simbolo dove stia lavando, questo è il tempo, vi dirà anche il tempo stimato, il tempo anche del lavaggio. Qua sono ad esempio gli ultimi lavaggi che ho fatto e che ho provato. E poi possiamo avere dei preferiti, quindi possiamo mettere dei programmi preferiti nell'applicazione. E questa quindi è la schermata principale. Andiamo ai programmi. Hanno aggiunto questi tre programmi esclusivi della Dash e vi faccio vedere tutti i programmi di lavaggio. Ci sono gli stessi, alcuni ci sono 15 programmi di lavaggio della stessa lavatrice e poi ci sono quelli aggiuntivi. Come vedete, si parte dalla lettera A fino alla Z. I programmi sono abbastanza, sono 93 come specificato dall'app. Questo secondo me è un errore. Ok, questi sono tutti i programmi che ovviamente ha almeno la mia lavatrice che è la Hoover HWash 550, per cui sono abbastanza utili. Io li ho provato ad esempio come avete visto qui negli ultimi lavaggi, ho provato tipo l'intensivo 40 ed è un ottimo programma. Le tende stesse è più o meno è buono il programma, però 2 ore e 21 di partenza di tempo mi sembra un po' eccessivo. Le lenzuola ok. E il cotone resistente come quello della lavatrice e l'autocare che l'ho provato Ad via. Ad esempio, esempio, prendiamo cotone resistente che è già disponibile anche via applicazione. Qui noi cosa abbiamo?
Il cuoricino lo possiamo mettere come preferito. Qui vi dirà il nome del programma e le informazioni del programma. Qui potete ovviamente selezionare la temperatura. Qui abbiamo un range di temperature. Qui abbiamo la centrifuga e potete selezionare ad esempio 800 e fate sempre conferma. Livello di sporco, e qui ci sono poco, normale e molto sporco, però poi varia anche il tempo di lavaggio e potete selezionare se volete fare il vapore o no. Inoltre avete quindi l'aggiunta delle opzioni, che l'aggiunta delle opzioni avete il prelavaggio, l'igiene, il buonanotte, se è possibile fare anche fino a 3 risciacqui extra e aggiungendo l'acqua plus che è un'ottima opzione che aumenta ovviamente l'acqua sia di lavaggio che di risciacqui. Con l'acqua plus non c'è nessun tipo di tempo aggiuntivo, quindi il tempo è sempre uguale. E aumenta quindi il tempo ovviamente aggiungendo il prelavaggio oppure i 3 risciacqui. Igiene, buonanotte, non aumenta il tempo. E qui vi dirà ovviamente la dose suggerita, quindi vi dirà la tipologia tra polvere e liquido e vi dirà anche quando voi potete mettere il massimo del detersivo. E qui ovviamente vi dirà la durata del ciclo, l'efficienza energetica da 1 a 5, la temperatura e la capacità di carico massima. E poi ovviamente fate avvia ora. Qui abbiamo anche l'armadio virtuale in cui noi possiamo aggiungere dei capi tramite premi sulla fotocamera per aggiungere un nuovo indumento. Nel pulsante della goccia noi abbiamo altre tre funzionalità che sono più o meno utili. La prima è il lavaggio guidato, che noi possiamo dirgli all'applicazione tramite intelligenza artificiale che noi, per esempio, vogliamo lavare dei misti, poi magari scendiamo sotto, vi faccio vedere più ormai tutti i programmi, quali sono, anche la biancheria da casa, per esempio i misti vogliamo lavare, esempio, un accappatoio, andiamo avanti. E poi possiamo scegliere quando sono sporchi i capi. A questo punto noi dobbiamo trascinare la levetta, quindi poco sporco normale. Di che colore sono? Bianchi, colorati, scuri, mettiamo che è colorato e poi avanti. Mi dice se voglio fare il vapore o no, mettiamo di no. E infine mi dice qui il programma suggerito. Quello suggerito sono i colorati. 1 ora e 51 e la descrizione del programma. Se noi vogliamo modificare i dettagli, la temperatura stessa la possiamo modificare, la centrifuga la possiamo modificare. Vi dirà L3 significa 1000 giri, 800 giri L2, L1 400, L0 0. L4 a quel punto è il massimo della velocità della centrifuga. Possiamo sempre modificare anche il livello di sporco e il vapore. E a questo punto ci sono anche delle altre opzioni in più e ovviamente noi possiamo sempre modificare il programma anche che è stato suggerito. Poi abbiamo anche la funzionalità Snap Wash. Questa qui ad esempio è come vi fa vedere qui nell'applicazione che voi mettete tutti i capi misti, cotone, sintetico, lana, quello che sia, li mettete davanti alla lavatrice. Fate o scansionate la lavatrice stessa più i capi messi sotto e la lavatrice poi vi dirà ovviamente sempre il programma suggerito tramite tutto via intelligenza artificiale. Scanner. Questa funzione ad esempio è l'immagine dell'etichetta. Se noi ad esempio non sappiamo che programma mettere, noi la mettiamo, scansioniamo noi l'etichetta del tessuto. E a questo punto, lui tramite intelligenza artificiale riesce a riconoscere quale programma è suggerito su quel capo. Questa è un'altra funzionalità utile. Inoltre, abbiamo poi le scopri tutte le guide. Questa è un'altra cosa veramente utile. Noi abbiamo quindi nell'applicazione ci indica la guida dei detersivi. Magari noi vogliamo vedere, ad esempio, le capsule. A che cosa servono, dove si possono quindi inserire,
Ad esempio, se noi, per esempio, in un capo delicato ci possiamo mettere le POTS, oppure nel detersivo liquido stesso. Qui vi spiegherà tutta la guida e il suggerimento. La stessa cosa con l'ammorbidente, il profumatore, la candeggina, la spiangante, l'igienizzante e il detersivo in polvere. Poi inoltre abbiamo qui come scoprire infatti le etichette di lavaggio, quindi qui vi dirà tutta la guida. Poi abbiamo la cura dei capi, questa è un'altra guida molto molto utile, ad esempio qui vi fa vedere asciugatura, come ovviamente le istruzioni della lavasciuga e asciugatrice, attenzione ai colori, cercare informazioni sull'etichetta, sull'infeltrimento, come proteggere i colori, come stendere la lana, le etichette, watermark, come prevenire buchi e smagliature e la strizzatura di capinzeta. Poi c'è anche la guida alle macchie, questa è un'altra funzione utile che vi dirà ovviamente ogni macchia come deve essere trattata prima anche di mettere in lavatrice. Vedete qui ci sono tutte le macchie che noi possiamo avere, quindi, e poi alla fine la cura dell'elettrodomestico, altre guide e suggerimenti utili, quindi come igienizzare la lavatrice, poi come proteggere il tuo elettrodomestico dal calcare, la durezza dell'acqua, di che qualità è l'acqua del tuo rubinetto e quali sono gli effetti del calcare. Questi sono quindi tutte le guide e i suggerimenti, ma molto molto utili. Infine abbiamo le impostazioni che qui ci manda lo shopping. Se noi ci clicchiamo, ci manda su internet ad acquistare i prodotti Care Protect Plus di Candy. Abbiamo quindi le impostazioni in cui qui noi possiamo vedere le informazioni della lavatrice, la durezza dell'acqua. Allora, qui questa è un'altra funzione che hanno messo di recente. Ad esempio, qui abbiamo tre tipologie di durezza dell'acqua, quindi dolce, media e dura. Qui abbiamo le gradazioni 0 a 12 oppure maggiore di 13 a 30 oppure maggiore di 30 gradi. Allora, in Italia si usa l'FH, il DH si usa soltanto in Germania. Quindi, per esempio, io qui ancora non l'ho selezionato perché la funzione è nuova. Probabilmente metto media e faccio conferma l'impostazione di rete Wi-Fi se noi abbiamo anche vogliamo cambiare quindi modem eccetera eccetera. Poi abbiamo quindi le statistiche che sono qui ci indica il consumo istantaneo della lavatrice quando ovviamente il ciclo è in esecuzione, basso, medio e alto. Questo significa che il consumo istantaneo vi dirà tramite oscillazione, quindi verde, arancio, rosso, vi dirà ovviamente quando stia consumando più o meno. Poi abbiamo quindi la percentuale di carico, che questo sempre funziona via sempre solo applicazione. Quindi qui indica ovviamente tutta la statistica delle temperature di utilizzo. Abbiamo poi anche il contatore dei programmi, ci indica anche quanti cicli noi abbiamo fatto sia con l'applicazione che senza applicazione, quindi sia col wifi e sia senza wifi. Quindi io già ne ho fatto 271 cicli su 6 mesi fa che ho comprato la lavatrice. E i programmi ovviamente più utilizzati, qui ovviamente solo su applicazione. Poi abbiamo quindi le notifiche che abbiamo detto, c'è la manutenzione, quindi ci dirà anche il livello di salute della lavatrice stessa, che ovviamente io ancora non ho fatto, i cicli rimanenti di pulizia del filtro, questo ovviamente se tramite notifica clicco sì, facciamo la pulizia del filtro, no, non facciamo la pulizia del filtro. Qui vi dirà ovviamente la guida su come pulire il filtro. Questa qui è la pulizia di cestello, che sinceramente già l'ho fatto. E qui noi la possiamo anche avviare il ciclo di pulizia di cestello direttamente dall'applicazione. E ovviamente si può fare anche un Ora vi check-up. faccio vedere come si fa ad aggiungere un nuovo elettrodomestico oppure una lavatrice o quello che sia nell'applicazione H-On. Questa qui è la procedura guidata per l'associazione dell'elettrodomestico, che è molto facile. Quindi aggiungiamo il wifi
L'importante è avere un tablet o uno smartphone connesso alla rete Wi-Fi, non si possono aggiungere le reti pubbliche. Adesso selezioniamo l'elettrodomestico, a questo punto lavatrice. A questo punto ora andiamo a trovare il QR code oppure il numero seriale che si trova infatti nella tabella. Possiamo Sia scansionarlo con la fotocamera del dispositivo oppure manualmente con il numero seriale della lavatrice. chiudere l'oblò e andare su Wi-Fi in connessione. Adesso vi indicherà come configurare l'elettrodomestico, quindi come ho detto, porta chiusa in posizione Wi-Fi, per quello dice qui. Fatto. Ruotare quindi la manopola Wi-Fi. E poi dice apparirà menu Wi-Fi o Remote Control On sul display. Entro 60 secondi tieni premuto il tasto partenza ritardata per 3 secondi finché non senti un beep. Quindi premere partenza ritardata per 3 secondi. Ora ok, anche se già precedentemente era stato accoppiato. Quindi dovete anche attivare Bluetooth del vostro dispositivo. La lavatrice è dotata di Bluetooth. Quindi configurazione e accoppiamento tra dispositivo wifi di casa e lavatrice molto molto facile. Come è facile in questo prodotto come la lavatrice, è facile anche per frigo e forno e altri prodotti, ovviamente sempre seguendo le istruzioni dell'applicazione. Una volta che il LED è fisso, mi dice controllo remoto attivo. Messo cotone resistente. Allora, facciamo 40 gradi, 800 giri perché è una cosa sola, livello mettiamo normale. Ok, qua già ci dice 2,49, questo è un altro bug ed è 2,11 in realtà. Mettiamo acqua plus più un extra risciacquo, conferma, quindi già ci sono queste due cose già attive. Avvia ora. E già è partita la lavatrice. Ci dice il caricamento perché ovviamente sta trasferendo sia il programma alla lavatrice che dell'applicazione stessa. Se noi andiamo a vedere, qui ci indica il LED dell'extra risciacquo che è stato messo poco sporco, che sono 40 gradi e gli 800 giri. Qui ci dice ovviamente il nome del programma, lo stesso nome del programma dell'applicazione, col tempo Quindi qua vi dice il tempo stimato. Si finisce alle 12:30, che non si finisce alle 12:30 perché questo è un tempo provvisorio, che già la lavatrice sta facendo il calcolo del peso, e poi vi dice ovviamente se è lavaggio, risciacquo o centrifuga finale. Se è vapore, vi dirà vapore. Quindi qui noi possiamo mettere sia in pausa oppure stopparla direttamente e cambiare programma. Quindi nel consumo istantaneo mi dice, ma è sempre tutto un estimato, che mi può dire che fa fino all'arancio. L'arancio mi fa fino a 900-1500 watt, ma perché attacca la resistenza? Che se non laviamo a freddo probabilmente sarà sicuramente qui nel giallo. Conclusioni, l'applicazione è stata fatta bene, la grafica stessa è più o meno semplice, nei programmi ci sono, però ci sono anche delle mancanze da segnalare, per cui allora io vi dico innanzitutto tutti i pro che ci sono dell'applicazione. L'applicazione ovviamente è comoda, molto comoda perché l'avvii, vai subito nei programmi, scegli il programma, scegli il tutto e poi alla fine fai avvia ora. Quindi già è comoda perché lo puoi fare sia a casa oppure sia fuori casa, sia col 4G che sei fuori e sia a casa che sei col wifi. La possibilità quindi di avere l'avvio quindi da remoto, l'essere quindi che è quasi completa, è una bella applicazione in cui ci sono solo tanti programmi, opzioni, si può fare l'armadio virtuale, si può anche preferire il programma, ci sono queste tre funzionalità molto molto utili, è facile da configurare sia dall'inizio che fino alla fine, è facilissima quindi da usare
e la connettività è molto veloce, sia con la lavatrice stessa che sia quando noi abbiamo accoppiato la lavatrice stessa. Poi ci sono anche un bel po' di tanti programmi che sono abbastanza utili, un bel po' di tante opzioni che sono utili stessi, e poi l'applicazione viene aggiornata costantemente. Ma le mancanze ce ne sono, perché vi dico, c'è per esempio, mancano i 50 gradi e i 70 gradi e gli 80 gradi. Dove sono? Io mi aspettavo che già nella lavatrice stessa ci sono questo range di temperature, ma io mi aspettavo invece che nell'applicazione le temperature erano complete, che c'erano anche i 50 gradi che sono abbastanza utili, i 70 gradi che certe volte sono utili. Non dico gli 80 perché i 90 e gli 80 siamo lì, però 50 e 70 gradi, questa è una grave mancanza. Poi l'altra mancanza è sulla centrifuga, è la stessa identica cosa. Mi aspettavo che nell'applicazione ci sia un range 400-600 giri che sono utili certe volte, i 1200 giri e mancano. Oppure mi aspettavo invece una centrifuga invece variabile, quindi a 100 a 100, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e così via. O mi aspettavo così, o mi aspettavo che c'erano anche 600 e 1200 giri. Quindi se voi comprate una lavatrice, Hoover o Candy che sia, di 1600 giri, non avrete il 1000 giri e il 1400 giri. Avrete poi da 800 a 1200, 1200, 1600. Grave mancanza anche qua. Manca il programma vapore, manca quindi il programma solo vapore. Ci sono tutte le applicazioni e tutti i programmi, però ovviamente manca un lavaggio di solo vapore. Quindi, se voi vedete, invece colorato è più vapore, ma questo è il programma più il vapore dopo. Però manca un programma dove fa soltanto vapore e la lavatrice è dotata di questo programma, e questo qui ancora non c'è. Un'altra mancanza è la pulizia del cestello, che qui non si trova nei programmi, però l'abbiamo visto nelle impostazioni sulla manutenzione. Qui hanno messo ultimamente la pulizia del cestello rapida, che è di 24 minuti. Sinceramente è una cosa così, ma se voglio fare una pulizia del cestello completa, non mi non c'è, la devo fare tramite lavatrice. Se lo voglio fare col wifi, non c'è, però via lavatrice c'è. E poi c'è ovviamente l'assistente virtuale di Siri che manca, quindi avete messo Alexa, avete messo Google, ma Siri ormai in tutto il mondo ci sono più persone che hanno l'iPhone che questi tipi di assistenti virtuali. Non si può modificare temperature e giri una volta avviata. Ad esempio, se noi andiamo a avviare un ciclo, per esempio questo qui, noi allora quando vi dirà così, non potete selezionare, significa solo 40 gradi. Quando vi dirà di selezionare, è con il blu. Quindi, se noi andiamo tipo a mettere 1000 giri e noi andiamo ovviamente ad avviare la lavatrice, una volta avviata la lavatrice, noi non possiamo più modificare né la temperatura, né la centrifuga, né di niente. Quindi, nemmeno se noi la mettiamo in pausa, diciamo, beh, la metto in pausa e la modifico. Non si può fare. Nella lavatrice non si può fare nemmeno. Quindi, quando invece noi la mettiamo via lavatrice, il programma scelto, sinceramente io posso sempre modificare sia temperatura che centrifuga anche senza essere messa in pausa. Con l'applicazione non si può fare, questo è un altro limite, è un limite vero e proprio. Poi ovviamente manca ovviamente il parametro di visualizzazione di consumo acqua ed energia. Ad esempio io mi aspettavo qui nel consumo, nelle statistiche, quindi va bene, il consumo istantaneo. Pensavo che non solo al ciclo di esecuzione, ma io pensavo che ci fosse anche il consumo di acqua in litri e anche ovviamente l'energia in kilowattora. E non fatto così, perché io lo volevo in questo punto. Io pensavo che il consumo si vedeva via applicazione, che la lavatrice dava tutti i dati via applicazione. Questa è un'altra grave mancanza che secondo me è un altro limite. Poi per il resto invece non si può fare la stessa cosa. Ad esempio, questa lavatrice che è col mio account, se io la voglio passare a un altro account di un'altra persona che vuole usare questa lavatrice, non lo può fare. Si disconnette da qui e lo fa di là. Quindi questo è un altro limite secondo me. Quindi una volta che deve essere per forza un account soltanto su Io questa lavatrice. sinceramente l'applicazione la metto soltanto perché ovviamente con anche lo stesso programma di cotone resistenti io
gli voglio aggiungere l'acqua plus che nella lavatrice non c'è, oppure gli voglio mettere due, tre extra risciacqui che nella lavatrice non si può fare e con l'applicazione si può fare. E sinceramente io di più vado sulle opzioni e l'utilità media, Grazie. sperando che Ayer riuscirà a fare, a portare questa modifica qui nell'applicazione stessa. Quindi questo è tutto, vi saluto, grazie per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo video, alle prossime recensioni. Vi ricordo anche che ci sono delle dimostrazioni di lavaggio della lavatrice stessa che voi potete sempre guardare come lava questa lavatrice. E stop, grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Grazie e buona giornata.